siamo qui nel sottopalco per un evento particolare, una presentazione che è una doppia presentazione. La prima è quella a festeggiare e augurare felice compleanno a Francesca Gerla, autrice della Testimone, un libro che ci ha preso, che ci ha fatto chiacchierare, ci ha fatto raccontare insieme a Pino Imperatore, a Aldo Putignano, c'era la bravissima Patrizia Lopez con i pezzi, Serenella Tarsitano come ha fatto le letture. Sì. Tra l'altro c'è stato anche un saluto con l'assessore alla cultura Nino Daniele, che è passato di qui da ritorno a Milano. La Testimone, un libro bellissimo, un libro che racconta e dà valenza, è un po' dedicato al lavoro difficile dei magistrati, con questa PM, Arianna Esposito, che ci accompagnerà insieme a tante altre storie in un corollario di colori dove c'è il giallo psicologico, c'è il noir, c'è il rosa, c'è tutto. Sì, devo dire che all'inizio, diciamo, la trama originaria era il giallo, però non ho mai pensato di costruire un giallo vero e proprio, ho sempre mirato a costruire una storia, perché amo, diciamo, il romanzo che si apra a qualunque genere. Non sono una scrittrice seriale tendenzialmente, non amo chiudermi in un unico genere, quindi diciamo che ho tratto ispirazione dalla cronaca, pensando anche soprattutto a temi delicatissimi di etica che alcune professioni per forza di cose attraversano, sicuramente quella del pubblico ministero, ancor più forse del giudice, è particolarmente attanagliata da problematiche di tipo etico a vari livelli. Credo poi che oggi questo problema sia ancora più sentito, perché siamo una società dall'etica fluida. Assolutamente. Fin troppo. E questa fluidità è anche, secondo me, specifica della città di Napoli. Cioè, credo che tutti quanti noi nel nostro piccolo, a prescindere poi dalla nostra professione, pur non essendo magistrati, medici, politici, comunque nel nostro più o meno piccolo attraversiamo delle scelte nella nostra vita, incontriamo delle scelte che non sempre sono facili, anche se apparentemente diciamo che la soluzione sembra una, però la vita è complessa e la vita di oggi lo è ancora di più. Un libro che incanta, che attanaglia, che ti fa sentire gli odori, gli umori, tutto quello che è lo sfondo, la città di Napoli con i suoi personaggi. Pino Imperatore l'ha definito un libro che è come un labirinto che ti porta. Del resto Arianna è la protagonista, un filo a cui molti si potranno accompagnare. Infatti non è un caso che il suo nome è Arianna, lei si chiama Arianna Esposito. Esposito perché è figlia della città di Napoli, non ha un padre, il suo non avere un padre è assolutamente il motore dell'azione in questo romanzo. Sappiamo insomma che il cognome di Esposito, certo, deriva appunto da questi bambini esposti nella ruota, quindi erano gli orfani. Arianna è ovviamente Arianna del labirinto, quindi diciamo che lei ha avuto questo nome dalla famiglia perché doveva essere portata a risolvere, a uscire dal labirinto della sofferenza, a far uscire la sua famiglia da questo labirinto. Vedremo quanto e se ci riesce. Francesca, nel salutarti e nel ringraziarti di avermi reso partecipe di questo tavolo bellissimo, di questa presentazione, ci tengo a dire una cosa, a non raccontare tanto perché come l'abbiamo fatto anche la presentazione, però a dire una cosa, c'è un momento del libro che è una mezza paginetta dove l'autrice Francesca Gerla entra nel libro e parla dei personaggi, ne esce così come l'entrata, ma lascia un attimino perplesso il lettore, però ancora più con la voglia di andare avanti. Sì, assolutamente una scelta che ho voluto, di in qualche modo dialogare anche con i miei personaggi, perché diciamo che il romanzo deve avvincere e divertire, però i personaggi in qualche modo restano nella nostra memoria, restano e abitano quella che è la nostra fantasia. E quindi sì, c'è stata questa finestrella. Un'altra cosa che vorrei citare, se certo, mi consenti, sono anche un paio di pagine di un dialogo che Arianna, che è un pubblico ministero a Napoli, ha con un magistrato dell'antimafia. E diciamo che è un cameo non funzionale strettamente alla trama, ma che ho voluto inserire perché ci tenevo che il romanzo fosse collocato in maniera chiara dalla parte di chi quotidianamente combatte per la legalità. Allora, nel chiudere, nel ringraziarla, mi aggiungo per quello che faccio anche con Libera, che salutiamo. Stasera ne avevamo uno in sala, in prima fila con noi,
ce n'è un altro a Palermo e ce ne sono tanti in tutta Italia che veramente fanno il loro lavoro perché ci credono, rispettando quell'etica, quelle difficoltà, l'emozione, i sentimenti, perché il lavoro del magistrato è anche questo. E quindi a tutti, con Francesca Gerla, la testimone, ringrazio per le riprese un cameraman d'eccezione che è Pino Imperatore. Grazie a tutti e via con la testimone.